Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Andrea e questo è un altro dei miei unboxing non richiesti di giochi da tavolo. Prima di cominciare, però, come sempre, vi chiedo se potete gentilmente iscrivervi al mio canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate qui sotto al video in basso a destra. E se cliccate sulla campanellina potrete ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video sul mio canale. So che è da un po' di tempo che non mi faccio vedere, ma purtroppo il lavoro non mi sta dando pace, per cui non ho tempo da dedicare al canale ultimamente, ma tranquilli che molto presto, forse in prossimità del Natale o poco dopo, dovrebbe arrivare un nuovo video interessante, una mia opinione non richiesta, sulla quale però per ora non vi svelerò nulla, per cui sarà assolutamente una sorpresa. Mi faccio vivo però perché questo video è molto importante, infatti è il mio 100° unboxing girato e pubblicato dal giorno in cui ho deciso di aprirlo. Ovviamente ringrazio chi fin dall'inizio mi segue, mi supporta e appunto guarda i miei video con assiduità. E niente, quindi volevo solo introdurre questo video e fare una riflessione su ciò che vi mostrerò in questo unboxing perché speravo di potervi mostrare qualcosa di speciale, magari non presente nei negozi, negli store fisici, non so, una grande attesa, ecco, ma purtroppo, come vedete qua, vi presenterò successivamente l'unboxing e il contenuto di questi due giochi che sono semplicemente Last Message e Little Factory della Manca l'Amaro. E perché ho deciso di parlarvene in questo 100° unboxing non richiesto? Chi di voi ha visto il video in cui presento le grandi attese e gli arrivi e i giochi che sarebbero stati presentati al Play 2021 a Modena, che ho pubblicato appunto a settembre, avevo parlato anche di questi due giochi che insomma attendevo e che mi avevano incuriosito e che speravo di trovare in fiera. Purtroppo, recandomi allo stand della Manca l'Amaro, mi sono reso conto che i due giochi in questione non c'erano. Mi era stato detto che erano rimasti bloccati su un cargo in un qualche porto remoto della Cina, suppongo, insomma, che sarebbero arrivati di lì a poco. E la cosa incredibile è che arrivano solamente, siamo a dicembre, 3 mesi dopo. Questo video non presenta nessun gioco particolare, nessun arrivo speciale, perché purtroppo, nonostante siano passati ormai quasi 2 anni, questa pandemia di Covid continua a rovinare, in modo quasi sembra irrecuperabile, il commercio e l'economia anche del nostro paese e anche del nostro beniamato settore riguardanti i giochi da tavolo. Questi giochi, nonostante siano una produzione retail di una casa editrice di un certo spessore nel nostro paese, arrivano 3 mesi dopo la data che era stata prevista o annunciata per la loro uscita, ed è una cosa che per grandi case editrici capita molto di rado. Comunque in passato, prima dell'arrivo di questa pandemia, non si sentiva poi così spesso. Sì, siamo abituati ai ritardi sui giochi che derivano da crowdfunding oppure da case editrici minori, di minore importanza, ma per grandi aziende come questa, insomma, non sono cose che non si vedono, che si vedevano in periodi prima del Covid molto spesso, per cui dovremmo ancora abituarci a questa situazione, presumo, per molto tempo, e quindi niente, insomma, questo video viene introdotto così nella speranza che si possa prima o poi ritornare ad una situazione di calma ed equilibrio che non ci porti a dover prolungare e attendere giochi per così tanto tempo. Ripeto, mi sarebbe piaciuto presentarvi qualche gioco che attendo calorosamente dalle molteplici campagne Kickstarter che ho sostenuto e a cui ho partecipato, ma purtroppo di giochi che ho pledgiato dal 2019 fino ad oggi, il cui arrivo era previsto tra il 2020 e il 2021, me ne sono arrivati una frazione, insomma, una quantità corrispondente più o meno al 10-15%, per cui
Niente, vi lascio all'apertura delle scatole di questi due giochi che potete già trovare ovviamente in qualsiasi negozio specializzato sui giochi da tavolo, quindi nessun gioco particolare o introvabile. Spero che il loro contenuto vi possa ispirare e piacere. E niente, se desiderate avere anche un'opinione non richiesta di questi giochi, non fate altro che chiederlo tra i commenti a questo video. E spero di rivedervi molto presto con un altro video sul mio canale, un po' più elaborato e interessante di un semplice unboxing. Ho già parlato abbastanza, quindi vi saluto e vi lascio a queste scatole. Ci vediamo presto e se non prima del 25, auguro a tutti un buon Natale e buone feste. Ci vediamo presto, ciao a tutti.